Buongiorno a tutti, e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi faremo un video bello, che è un tutorial, e quindi lo faremo velocemente perché è un video corto, è un video semplice che volevo fare in fretta. Cosa volevo fare di bello oggi? Oggi volevo fare un tutorial su come fare una porta di vetro. Quindi andiamo a farla subito. Per le porte di vetro di solito dovremmo usare un numero pari. Io credo che andrò per un 6. Se volete fare una porta imponente dovrebbe andare bene un 7x6, diciamo. Quindi noi cosa facciamo? Noi mettiamo il white stained glass tutto qua, diciamo così, e questo lo mettiamo fino qua. Potete farlo anche con un tipo diverso di glass, non importa. E noi mettiamo qua l'iron bar che separa la maniglia della porta. Vedete quanto è bella sta porta? Sembra davvero una porta tipo del centro commerciale. Quelli belli, tipo... non so. Qual è un centro commerciale bello? Ne so io. Quindi, questo... questa è la porta aperta. Noi adesso faremo una porta che è aperta, che non è chiusa. Ad esempio, questa qua è una porta chiusa. Adesso andiamo a farla. Comunque, questa è la porta chiusa. Che fa veramente schifo. Perché noi non la vogliamo chiusa. Cioè, chi che vorrebbe una porta che non si può aprire? Infatti noi la terremo sempre aperta in questo modo. Così. Allora, noi dobbiamo fare un 3. Una porta lunga 3 blocchi. E poi noi vogliamo fare un blocco qua. E poi 2 di qua. Così sembrerà che la porta sia mezza aperta. Andiamo a farlo vedere. Ecco fatto. Una perfetta porta di vetro che sembra reale, perché qua c'è una, diciamo, una parte della porta, qua c'è l'altra che sembra mezza aperta, e quindi è bellissimo per, che ne so, le costruzioni moderne, i centri commerciali. Davvero bella, e sono contento di essere uscito con questo design da solo e non guardando i tutorial quelli brutti. Quindi ecco una bella porta. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date un pugno per like. Vostra madre. E noi ci vediamo nel prossimo video.